Nell'antichità la provincia di Parma, terra dal sostrato etrusco, era sicuramente divisa a metà tra i Liguri delle Iati, stanziati nella valle del Taro, e tribù celtiche, prima della sovrapposizione romana. Tuttavia, se si accettano il capoluogo e i centri più rappresentativi, quest'area amministrativa non pare particolarmente significativa dal punto di vista della storia antica. Parma fu fondata dagli Etruschi. Per quanto riguarda i Galli, vi erano i Boi che, calati nell'Emilia nel IV secolo a.C. dalle loro sedi originarie nella Lombardia centro-settentrionale, occuperanno le principali città etrusche della regione, Felsina, che sarebbe l'attuale Bologna, e Parma, e accanto ad essi gli Anani, la cui città era Vicumbia, poi ribattezzata Fidentia e Fidentia Iulia, l'attuale Fidenza, dai Romani. Di presenze celtiche si parla pure delle vicinanze di Salso Maggiore Terme e di Traversetolo. Tra i territori di più antica abitazione umana ci sono quelli di Fontanellato, età del bronzo, di Basilica Nova e di Monticelli Terme, Terremare. Queste due ultime località, frazioni di Monte Chiarugolo. In età romana c'era un predium nella zona di Neviano degli Arduini e un fundus in quella di Sissa, proprietà di un tal Siccius. Tracce di centuriazione sono presenti nel territorio di Zibello, patria del Culatello. Di origine medievale sono Collecchio, Culliculum, Borgo Valditaro, Colorno, Mezzani, Corniglio, Calestano, Soragna, il cui nome sarebbe un appellativo degli Arimanni, così come molto probabilmente sono anche medievali Fontevivo, Busseto, Rocca Bianca, Varano dei Melegari, Palanzano e Tiziano Valparma. La nascita di Bore si colloca tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo.